Oggi siamo con l'assessore alle politiche ambientali Alberto Petta, che ci illustrerà il percorso che ha portato il comune di Piana degli Albanesi alla raccolta differenziata. Prego. Sì, intanto volevo ringraziare tutta la Nuova del Monte e tutti voi di essere venuti, di interessarvi a queste problematiche che riguardano un po' tutto il nostro territorio. Ci accomuna Piana del Monte l'appartenenza allo stesso ATO rifiuti e quindi i problemi sono praticamente gli stessi. Probabilmente varieranno le dimensioni, un piano un po' più piccolo, ma siamo lì. E come vi dicevo prima, le difficoltà sono arrivate dalla messa in liquidazione del lato, anche se anche prima come dire, qualche difficoltà, qualche disservizio capitale. Da un anno a questa parte, con i liquidatori, con un grosso sforzo e diciamo, intervenendo anche noi, ogni qualvolta era necessario direttamente come comune, siamo riusciti a trovare un equilibrio sulla raccolta del rifiuto, quindi del rifiuto normale. Una volta come dire, trovato l'equilibrio, abbiamo cercato di estendere, di attivare, prima perché non esisteva del tutto, se non grazie a un'isola ecologica che funziona, dove vengono selezionati e differenziati i rifiuti ingombranti, abbiamo tentato ora da qualche mese di attivare la raccolta differenziata privata, quindi all'interno delle famiglie, cercando di coinvolgere in una fase sperimentale iniziale tutte le famiglie giovani. Abbiamo già coinvolto 400 famiglie con grossi condomini e grossi complessi edilizi e con le cinque classiche tipologie di rifiuti, che sono appunto la carta, l'organico, la plastica, i metalli e mi scordo sempre qualcosa in verde. Chiaramente questo ti riporta subito a dei vantaggi, quindi a dei risparmi, perché ci sono i materiali cosiddetti ricchi da cui si ricavano corrispettivi per il loro riciclaggio, come può essere il metallo, l'alluminio, come possono essere il vetro, e ci sono invece quelli che rappresentano esclusivamente un costo, come invece lo è l'indistinta. Quindi andando a raccogliere componenti di differenziata, sempre, ci auguriamo sempre maggiori, contemporaneamente calerà il peso dell'indistinto, quindi già per noi non del risparmio, anche perché significa andare con minore costanza in discarica, quindi affrontare un viaggio che noi, la nostra area, conferisce a Mazzara. Quindi è un bel viaggio, un bel costo, sia perché mette sotto pressione è spesso causa dei guasti ai mezzi che devono affrontare questi viaggi, e poi causa un consumo di carburanti notevole, che poi causa anche inquinamenti, come sappiamo. I cittadini come hanno risposto a questa iniziativa? I cittadini, ripeto, le famiglie sono, le abbiamo scelte di età giovane, non conviene partire da loro perché sono più preparati ai cambiamenti e poi se la intendono di più, diciamo, sono più abili nel riconoscere i diversi tipi di materiale. Devo dire che però serve l'intervento di autorità dei comuni che si muovano con ordinanze e con il sostegno della polizia municipale, perché qualche volta troviamo qualche resistenza e quindi lì bisogna far venire fuori quel senso di, se vogliamo, di forza che un comune deve poter esercitare, perché soprattutto se lo fa per un principio più che giusto. Perché capiterà sempre la lamentela del condominio che non vuole all'interno il bidone, perché il bidone preoccupa, perché la cultura è stata sempre quella, cioè spesso si lasciano non svuotati, si accumulano poi fuori, questo non accade, non deve accadere. D'altra parte loro si devono assumere la responsabilità, uno di custodire i bidoni, perché sennò verrebbero vandalizzati e anche trascurati, invece viene affidata alla custodia dei condomini e poi devono tenerla all'interno. E questo si fa con ordinanza, anche con un sistema di premi e punizioni, come tutta la legislazione, insomma tutti i regolamenti vogliono. E il sistema delle punizioni è ovviamente una sanzione qualora loro effettuassero male la raccolta dei monomateriali, quindi non è fatta bene la differenziata, se nel vetro si trova la plastica e viceversa, vuol dire che è una cattiva raccolta e quindi verranno sanzionati, e contemporaneamente invece si cercherà di abbassare o abbattere quantomeno l'11% la tassa
che è già alta a fronte di un servizio non proprio ottimo. Quindi stiamo andando nella direzione di migliorare estremamente i servizi, e i cittadini questo lo debbono pretendere, non possono non pretenderlo, e d'altra parte debbono però averne un ritorno. E il ritorno è fatto sulla tasca, che è la tassa specifica. Sì, sì, quindi il vostro slogan è dividi i rifiuti e paghi meno tasse. Dividere i rifiuti appunto serve a raggiungere il traguardo, che per il cittadino è quello di avere da una parte un servizio migliore che prevede anche la raccolta differenziata, ma dall'altro lato che gli consente di tirarsi un'economia, un risparmio dalla tassa. A noi ovviamente quei soldi non servono più qualora la raccolta differenziata arrivi a una percentuale che ci auguriamo del 40%, perché significa abbattere appunto quei costi di conferimento in discarica per la frazione indistinta e contemporaneamente di ricavarne i corrispettivi. Non è un processo facile, però negli altri paesi lo fanno, non credo che noi abbiamo qualcosa in meno, che i nostri cittadini abbiano qualcosa in meno. È chiaro che bisogna come comune vigilarci e insistere, non preoccuparsi tanto di essere sempre accondiscendenti con le persone, perché se a muoverci sono dei principi giusti, come quello della raccolta differenziata in un contesto come quello nostro, della provincia di Palermo, non dobbiamo preoccuparci di essere leggermente più incisivi con le persone. Impareranno ad apprezzarlo. Un'ultima domanda, che messaggio vuole lasciare in prospettiva al comune di Belmonte Mezzagno? Che ha la stessa problematica, quindi come un augurio anche. Il messaggio è quello che è di come affrontare questa situazione. Trovare le persone giuste che si occupino dell'argomento, perché l'argomento rifiuti è il primo. Possiamo essere, le nostre casse possono essere povere o vuote quanto si vuole, però ci sono alcune cose che una cittadinanza merita e a cui non può rinunciare. Tra questi ci sono il diritto all'illuminazione pubblica di notte, il diritto alla pulizia delle strade, il diritto alla pulizia allo svuotamento dei cassonetti. È in civile, non ce lo meritiamo di trovarci le strade, i marciapiedi, le piazzole dei cassonetti pieni di rifiuti. Per fare questo significa investire tempo, metterci sacrificio, investire anche i soldi delle casse che probabilmente potrebbero essere destinati ad altro. E significa anche vigilare sull'operato dell'altro. Vigilare che i trasferimenti che noi facciamo verso l'alto siano prima di tutto adeguati e seconda cosa che corrispondano al servizio reso. Non immaginiamoci di pagare ciò che non si traduce in servizi. La ringraziamo, è stato gentilissimo. Queste sono le cose più da tenere presenti. Grazie ancora. Grazie.